Con la terza edizione del Festival Pescare a Luci Gialle, in Abruzzo dal 14 al 17 settembre torneranno i maestri della letteratura del brivido. Ideato e organizzato dal Rotary Club Pescara Nord e dall'Associazione Culturale Numero Zero, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Pescara e del Comune di Sulmona, oltre che di enti e imprese private, il Festival quest'anno si aprirà con una novità, svelata al TG8 da Angela Capobianchi, scrittrice di premiati romanzi gialli e direttrice artistica del Festival. Quest'anno la novità è che siamo in qualche modo gemellati con la città di Sulmona, nella quale andremo ad aprire il festival giovedì 14, e la città di Sulmona ci ospiterà, entusiasta di questo nostro progetto. Lì avremo modo di dare avvio alle danze. Dopo l'anteprima di Sulmona, per tre giorni Pescara si colorerà di giallo, come ribadito dal sindaco Carlo Masci. Pescara si tinge di tutti i colori a seconda delle situazioni. In questo caso parliamo di un festival che è giunto alla terza edizione, con un appuntamento che sicuramente diverrà il punto di riferimento di tanti interessati ai gialli. Abbiamo anche degli scrittori pescaresi e abruzzesi che scrivono letteratura in giallo, e quindi ci fa piacere anche metterli bene in evidenza, rappresentando tutta quella che è una letteratura che interessa al pubblico. Quindi a noi interessa che questo festival possa crescere, tant'è che collaboriamo insieme agli organizzatori. Tanti gli incontri tematici a cui parteciperanno alcuni degli scrittori più significativi del panorama letterario italiano e internazionale, con un ricco e dettagliato programma consultabile online. A parlarne sono stati Carmine Ciofani, presidente del comitato organizzatore dell'Associazione Culturale Numero Zero, e Rodolfo Corselli, presidente del Rotary Club di Pescara Nord. Non ci leghiamo solo alla presentazione dei libri dei nostri autori invitati, ma affidiamo a loro un tema, un argomento su cui sviluppare e richiamare anche le opere che hanno scritto. Parliamo anche della violenza di genere attraverso due autori come Silvis e Cinzia Tani, ma insomma abbiamo nomi prestigiosi della letteratura gialla italiana e straniera, da uno dei padri della letteratura gialla che è Loriano Machiavelli, a Valerio Varesi. È un festival di letteratura del brivido, ma attraverso la letteratura del brivido entriamo dentro la letteratura. Noi come club creiamo opportunità, promuoviamo iniziative di natura filantropica, e quindi non potevamo non seguire questo filone e supportarlo in tutte le maniere possibili.